Pace e bene a tutti, bentornati e auguri a tutti i francescani perché oggi, 4 ottobre, noi ricordiamo San Francesco d'Assisi. Ascoltiamo. Nacque al mondo un sole. Con queste parole, nella Divina Commedia, il sommo poeta italiano Dante Alighieri allude alla nascita di Francesco. Trascorse un'adolescenza e una giovinezza spensierate, coltivando gli ideali cavallereschi del tempo. A 20 anni prese parte ad una campagna militare e fu fatto prigioniero. Si ammalò e fu liberato. Dopo il ritorno ad Assisi, cominciò in lui un lento processo di conversione spirituale che lo portò ad abbandonare gradualmente lo stile di vita mondano che aveva praticato fino ad allora. Risalgono a questo periodo i celebri episodi dell'incontro con il lebbroso, a cui Francesco, sceso da cavallo, donò il bacio della pace, della crescente attenzione verso i poveri e gli emarginati e del messaggio del crocifisso nella chiesetta di San Damiano. Per 3 volte il Cristo in croce si animò e gli disse: "Va, Francesco, e ripara la mia chiesa in rovina". Poiché il padre gli rimproverava troppa generosità verso i poveri, Francesco, dinanzi al vescovo di Assisi, con un gesto simbolico si spogliò dei suoi abiti, intendendo così rinunciare all'eredità paterna. Poi visse come un eremita fino a quando, nel 1208, ebbe luogo un altro avvenimento fondamentale nell'itinerario della sua conversione. Ascoltando un brano del Vangelo di Matteo, il discorso di Gesù agli apostoli inviati in missione, Francesco si sentì chiamato a vivere nella povertà e a dedicarsi alla predicazione. Altri compagni si associarono a lui e nel 1209 si recò a Roma per sottoporre al Papa Innocenzo III il progetto di una nuova forma di vita cristiana. Francesco e i suoi frati, sempre più numerosi, si stabilirono alla Porziuncola, o chiesa di Santa Maria degli Angeli, luogo sacro per eccellenza della spiritualità francescana. Anche Chiara, una giovane donna di Assisi, di nobile famiglia, si mise alla scuola di Francesco. Ebbe così origine il secondo ordine francescano, quello delle Clarisse, un'altra esperienza destinata a produrre frutti insigni di santità nella Chiesa. Anche il successore di Innocenzo III, Papa Onorio III, sostenne il singolare sviluppo dei primi frati minori che andavano aprendo le loro missioni in diversi paesi dell'Europa e persino in Marocco. Nel 1219 Francesco ottenne il permesso di recarsi a parlare in Egitto con il sultano musulmano Melek El Kamel per predicare anche lì il Vangelo di Gesù. Sembra poi che nel 1220 Francesco abbia visitato la Terra Santa, gettando così un seme che avrebbe portato molto frutto. I suoi figli spirituali, infatti, fecero dei luoghi in cui visse Gesù un ambito privilegiato della loro missione. Rientrato in Italia, Francesco consegnò il governo dell'ordine al suo vicario, Fra Pietro Cattani, mentre il Papa affidò alla protezione del cardinale Ugolino, il futuro sommo pontefice Gregorio IX, l'ordine che raccoglieva sempre più aderenti. Da parte sua, il fondatore, tutto dedito alla predicazione che svolgeva con grande successo, redasse una regola, poi approvata dal Papa. Nel 1224, nell'eremo della Verna, Francesco vede il crocifisso nella forma di un serafino e dall'incontro con questo serafino crocifisso ricevette le stimmate. Egli diventa così uno col Cristo crocifisso, un dono quindi che esprime la sua intima identificazione col Signore. La morte di Francesco, il suo transitus, avvenne la sera del 3 ottobre 1226 alla Porziuncola. Dopo aver benedetto i suoi figli spirituali, egli morì disteso sulla nuda terra. 2 anni più tardi, il Papa Gregorio IX lo iscrisse nell'albo dei santi. Tra i tanti appellativi con i quali è chiamato, Francesco è conosciuto anche come il fratello di Gesù. Questo era il suo ideale, essere come Gesù, contemplare il Cristo del Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le virtù. Francesco ha voluto dare un valore fondamentale alla povertà interiore ed esteriore, insegnandola anche ai suoi figli spirituali. Dall'amore per Cristo nasce l'amore verso le persone e anche verso tutte le creature di Dio, elementi che costituiscono un altro tratto caratteristico della spiritualità di Francesco, il senso della fraternità universale, l'amore per il creato, che gli ispirò il celebre Cantico delle Creature. Guardando alla testimonianza di San Francesco,
si comprende che è questo il segreto della vera felicità: diventare santi, vicini a Dio. San Francesco, una personalità incredibile, un carisma che nella storia continua ancora ad affascinare tantissime persone, inclusi i giovani che a flotte arrivano ad Assisi per essere anche conquistati da questo messaggio di libertà, al tempo d'oggi anche di ecologia, ma soprattutto di grande pace e di fede. Oggi vi propongo un piccolo messaggio di San Francesco che attingiamo dalle sue ammonizioni, questi discorsi che lui faceva quando i frati a capitolo si riunivano e lui li ammaestrava. Nell'ammonizione numero 8 lui ci parla di evitare il peccato d'invidia. Peccato d'invidia che è uno dei più difficili da stanare, nessuno quasi mai lo riconosce in sé, ma tanta della rabbia e dell'avversione che abbiamo verso gli altri a volte è proprio dovuta al fatto che ci fa male, ci sminuisce il fatto che gli altri riescano nel fare qualcosa meglio di noi. E Francesco dice l'Apostolo, nessuno può dire Signore Gesù se non nello Spirito Santo, e non c'è chi fa il bene, non ce n'è neppure uno. Chiunque invidierà suo fratello per il bene che il Signore dice e fa in lui, commette peccato di bestemmia, poiché invidia lo stesso Altissimo che dice e fa ogni bene. Molto bello questo anche gioco di logica che fa Francesco, perché Francesco apprende dalla scrittura e dice nessuno fa il bene, solo Dio fa il bene. Se un essere umano fa qualcosa di buono e di bello è perché è Dio che con la sua grazia gli sta permettendo di esprimersi in quella maniera. Quindi quando noi invidiamo qualcuno che sta facendo qualcosa di bello e di bene, non stiamo invidiando infatti quella persona che non potrebbe fare quella cosa senza l'aiuto di Dio, senza il talento che è dono di Dio, ma stiamo invidiando Dio stesso, che è l'Altissimo, che è Lui la fonte di ogni bene. Pensiamoci la prossima volta che abbiamo un moto di rabbia quando vediamo qualcuno che con un talento fa qualcosa di bello e qualcosa di buono. In realtà è Dio che lo sta compiendo e quindi lodiamo il Signore piuttosto che sentirci sminuiti dalle azioni dei nostri fratelli. Per questo ci affidiamo all'intercessione di San Francesco e lo invochiamo. Prega per noi.